Le autorità finanziarie britanniche hanno deciso di trovare un'intesa in modo che non si ripeta più lo scandalo dell'Libor. In altre parole, le principali banche di Sua Maestà hanno trovato un accordo che permette loro di prendere a prestito del denaro a tassi precedentemente decisi e non più dietro una sorta di cartello. Lo scorso mese lo scandalo aveva colpito Barclays, terzo istituto di credito in Gran Bretagna, con le dimissioni dell'amministratore delegato Robert Diamond. Al suo posto arriverà dal prossimo 1 novembre David Walker, ex vice governatore della Bank of England. Le autorità americane avrebbero deciso di non avanzare più accuse penali nei confronti di alcuni ex trader di UBS, in cambio di una loro collaborazione nelle indagini su un'eventuale manipolazione dell'Libor.